Emalio stamattina è stato alla conferenza stampa, ha lavorato le ultime settimane sui numeri e quindi può darci una panoramica aggiornata su quello che è il primo compleanno di microcredito, ma in realtà il primo compleanno delle imprese e delle imprese che ha voglia di mettersi in moto grazie a chi aveva promesso di rinunciare a una parte del proprio stipendio, ha mantenuto una promessa pur non governando, quindi le promesse si possono mantenere anche dall'opposizione e oggi vediamo quali sono i risultati. Lascio la parola a Mario, poi farò la parte invece per quanto riguarda il progetto che dovrebbe arrivare entro l'estate di Regione Lombardia. Intanto vi ringrazio per essere qui perché ognuno di noi ha i suoi impegni, poi la sera è sempre piacevole anche stare a casa, quindi già il primo passo di un cittadino attivo è quello di rinunciare a qualcosa della propria vita privata e dare qualcosa alla collettività, e il fatto di essere qui insieme a noi oggi è già un gesto importante. Ed è da piccoli gesti come questo che nascono cose meravigliose ed enormi. Noi, come diceva giustamente Dario, proprio oggi abbiamo festeggiato il primo anno di microcredito. Ma molti hanno dimenticato cosa c'è stato prima di questo primo anno, cioè come siamo arrivati a questo primo anno. Hanno dimenticato ad esempio che dopo un'enorme battaglia fatta al Senato per far approvare un emendamento, ovvero una modifica a una legge che per creare, per istituire la possibilità per normali cittadini di versare soldi in un fondo che già esisteva, perché una delle cose vere che dicono i nostri detrattori è che il fondo esisteva già, vero. Solo che quel fondo era chiuso alle donazioni, era soltanto per i soldi che arrivavano dallo Stato, dal governo direttamente. Noi abbiamo fatto un emendamento per far aprire questo fondo e poter noi versare i soldi lì. Perché l'abbiamo fatto? Si potevano trovare altri mille modi. Fossimo stati il PD avremmo fatto finanziamenti diretti a varie entità sul territorio, così avevamo quello che in altri ambienti viene chiamato voto di scambio e in politica viene chiamato invece magari aiuto del partito a qualche associazione locale, alle cooperative come nel caso di Mafia Capitale o ad altre entità che storicamente sono vicine ai partiti. Non l'abbiamo fatto proprio per quello, perché noi non vogliamo toccare i soldi. Noi abbiamo detto dal 2005 in avanti che i soldi dei rimborsi elettorali e anche tutto ciò che noi riteniamo uno spreco non sono soldi del partito o del deputato o del senatore, ma sono soldi dello Stato e allo Stato devono tornare. Quindi abbiamo scelto di prendere la via più scomoda, come fanno sempre i vincenti, e creare quello che volevamo nel nostro optimum, ovvero far sì che i nostri soldi noi soltanto dovessimo restituirli in un fondo e da lì in poi li gestisse di nuovo lo Stato. Una volta approvato l'emendamento al Senato, abbiamo fatto 4 giorni di sit-in con le tende davanti al Ministero dello Sviluppo Economico per far aprire, istituire davvero poi questa, quello che viene chiamato decreto attuativo, no? Cioè tradurre davvero in qualcosa di operativo la legge approvata. Perché? Perché ovviamente era arrivato già il diktat dal governo: non fatelo perché questi qua lo usano come campagna elettorale, perché questi malati di mente vedono tutto come campagna elettorale. Non esiste che tu fai una cosa perché è giusto farla, è soltanto campagna elettorale. Vedi gli 80 euro per le europee, vedi il bonus bebè nuovo di cui si parla, vedi tutto quello che fanno sempre sotto, un po' questo governo è un po' come i comuni, no? Nel 2 mesi prima del voto spuntano i marciapiedi bellissimi, le strade, le luminarie nuove. Il governo fa lo stesso. Noi invece abbiamo detto: sai che c'è di nuovo? Noi abbiamo fatto una promessa e la rispettiamo. Abbiamo fatto la promessa che ci saremmo dimezzati lo stipendio e avremmo messo soldi nel microcredito, l'abbiamo fatto. Rinunciavamo ai rimborsi elettorali, 42 milioni di euro. Molta gente oggi mi dice: ma perché non siete più presenti sul territorio anche a livello proprio di iniziative finanziate dal partito? E i soldi chi ce li dà? È molto più facile essere il PD, è molto più facile in generale essere il cattivo. Perché con 45 milioni di euro che ha preso il PD sfido a non essere presente in tutte le manifestazioni con i grandi manifesti, con i 6x3 per strada, con gli autobus che dicono cazzate dalla mattina alla sera a Milano ad esempio, dove sembra che il PD abbia fatto tutto il contrario di tutto in 5 anni. Ma essere quelli buoni è molto più complicato, perché non c'è soldi e perché contro di te, dalla mia parte dice cornuto e mazziato, cioè non solo contro di te c'hai tutta la stampa, ma i cittadini vedono il tuo gesto così nobile che non ci credono. Siamo al punto che in Italia la gente dice: ma non è vero che hai preso i soldi. E io dico: guarda, se poi ti rendi conto ti puoi vedere i miei bonifici. Ora, se pensi che abbia falsificato i bonifici, vatti a ricoverare, però ci sono e sono disponibili sul sito. E quindi abbiamo scelto di fare quella strada. L'abbiamo percorsa lottando e con tenacia ed è diventata una realtà. E lei mi ha incontrato un'altra difficoltà,
che era quella di tutto l'apparato che si muove attorno alla politica, perché poi oggi la politica è un apparato unico, spesso e volentieri con ambienti deviati dello Stato, sempre e costantemente con l'imprenditoria, quella pulita e quella meno pulita, le banche e il sistema finanziario. Io le vedo dato gli altri ostacoli, quindi molti di voi ci segnalavano che andando in banca la banca rispondeva no, ma non esiste questa cosa di cui mi state parlando. Molti ci rispondevano che i consulenti del lavoro che sono dichiarati disponibili poi in realtà non aiutavano. Era un sistema. Noi ci abbiamo messo un anno di lavoro continuo con i nostri collaboratori che teoricamente sono pagati per lavorare per noi, ma che facevano anche quello, perché la bellezza del Movimento 5 Stelle è che noi anche nei nostri uffici abbiamo creato una comunità vera. Io ho un collaboratore che lavora 14 ore al giorno, ma glielo fa fare nessuno, onestamente. Ma grazie a questo sistema che abbiamo creato, di persone che con volontà hanno lavorato sul microcredito anche e spesso, siamo arrivati ad avere una rete vera di persone che aiuta l'imprenditore dal primo momento, fino a quando depositi dalle carte, fino a quando ottiene il microcredito, fino a seguirlo durante il percorso per avviare l'attività. E questo è un successo che oggi, a un anno dal primo finanziamento, io dico che è enorme ed è solamente grazie all'impegno e alla testardaggine che abbiamo avuto che si è potuto realizzare. Quindi oggi ne abbiamo ringraziato, con la conferenza stampa, abbiamo ringraziato tutti quelli che hanno lavorato per questo progetto e abbiamo detto una cosa fondamentale, secondo me, che ovviamente ci prendiamo la gioia e l'orgoglio di aver fatto, di aver creato questo con i soldi a cui abbiamo rinunciato, ma non dobbiamo dire grazie a noi, perché noi avevamo promesso di fare questo. Allora la politica vera è quella che se promette una cosa la fa e non ha bisogno di chiedere conto a nessuno, la fa perché l'ha promessa, punto e basta. Ed è il messaggio politico del Movimento 5 Stelle. Dicevo prima, è sempre facile la strada, cioè è sempre più facile la strada cattiva, no? Quella percorsa da tutti gli altri prima di noi. Ma se siamo nati è proprio perché gli altri hanno sempre deviato dalla strada buona. E noi, lo dicevo oggi alla Radio Lombardia ospite, e la giornalista di studio mi diceva sì, ma non si ricorda come fossimo nati. Io ho detto, voi vi siete tutti dimenticati una cosa, perché poi in Italia la memoria storica è mediamente 2 o 3 giorni e tutti si dimenticano alcune cose fondamentali. Noi non volevamo fare politica. Io sono nel Movimento 5 Stelle dal 2009 e seguivo il blog da quando è nato, nel 2005 ero lo Smeraldo quando si era fondato il Movimento 5 Stelle. Io ricordo Beppe che disse quel giorno allo Smeraldo, che tra l'altro ora è diventato un'altra catena Italy, vabbè, qualcuno la chiama, pensa che sia un posto diverso, per me è una catena commerciale come le altre. Comunque questo poi è il simbolo dell'idea politica italiana, un teatro che diventa un'impresa commerciale e il fallimento di un paese completamente, specie un paese come l'Italia che ha sempre vissuto le sue eccellenze culturali. Quel giorno Beppe disse, ragazzi, noi ci abbiamo provato, abbiamo raccolto 350.000 firme in un giorno al V-Day, abbiamo portato la proposta Parlamento Pulito, che tra l'altro è tutt'oggi attuale, sempre più che mai, ci hanno ignorato completamente, abbiamo deciso di diventare noi cittadini non solo attivi, ma anche parte della politica, ma ci siamo dati dei limiti chiari. Allora perché vi ho parlato del microcredito come del successo che abbiamo ottenuto con la testardaggine? Perché gli stessi limiti chiari che ci siamo imposti per tutto il resto, se li perseguiamo e lo stiamo facendo con la tenacia con cui abbiamo perseguito il microcredito, ci porteranno a realizzare anche quelli. Noi abbiamo detto non vogliamo essere come gli altri, quindi 2 mandati e poi a casa. Abbiamo detto dobbiamo fare la politica con le mani libere, cioè non cercare grandi finanziatori. Io ve lo dico sinceramente, sarebbe molto facile, ma anche alla Regione, sarebbe facilissimo durante la discussione del bilancio o il DEF, quindi il documento di economia e finanza alla Camera, fare come fanno gli altri, mettere l'emendamentino notturno che aiuta l'azienda degli amici che poi ti finanzia una campagna elettorale e pretendere poi così alla campagna successiva i soldi da quell'azienda. Vi faccio degli esempi chiari perché ci piace parlare dicendo anche i nomi senza fare come fanno gli altri. Perché siamo al 7° decreto salva ILVA? Perché l'ILVA finanziava la campagna elettorale sia di Bersani che di Berlusconi. Perché il ministro Guidi facilitava, se vogliamo dirla così, l'emendamento scritto probabilmente direttamente dal suo compagno per favorire la Total a Tempa Rossa? Perché dal mondo del petrolio arrivano altri soldi. Pensate davvero che Renzi, che comunque è giovane, non abbia chiara la differenza tra energia rinnovabile e energia fossile? Certo che ce l'ha chiara, solo che una è percorribile e l'altra no, perché dall'altra parte c'ha le mani legate. Allora noi abbiamo fatto, siamo nati e siamo tuttora, ed è anche un po' il nostro difetto, ma è la nostra bellezza secondo me, su poche regole.
che è difficilissimo però perseguire, perché siamo ogni giorno tartassati dall'idea che la via facile è anche quella giusta. Io ho subito su di me il dramma interiore di quei giorni in cui si doveva formare un governo a tutti i costi, e ringrazio quei due santi uomini di Beppe Grillo e Gioberto Casaleggio che con quei post sul blog ogni tanto raddrizzavano un po' la via, dicevano: ragazzi, secondo me state guardando la cosa un po' troppo coinvolti, per dirla in modo facile. E ci hanno riportato un pochettino sulla ragione. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo detto: le regole sono poche ma sono chiare. Gli altri fanno invece come governano, fanno nei loro partiti, tantissime regole non ne rispettano manco una. Io penso al mio credo, ogni tanto mi scontro scherzando con mia mamma, che essendo una grillina, ma essendo anche mia mamma, mi dice: amore mio, però 100.000 euro, sai, magari l'attività te la privi tu. E io la capisco, ma rispondo, vero? Ma con quei 100.000 euro ne sono nate 12 attività, con 20 persone che lavorano. E io ho promesso questo e questo faccio. Allora io credo che non siamo dei supereroi, perché credo che chiunque in questa sala, ma anche che ci vota, domani entrasse in Parlamento farebbe esattamente come me, perché nel nostro gruppo veramente c'è un autocontrollo forte. E quando ci rompono le scatole tutti perché, con Pizzarotti avete esagerato, con quell'altro perché uno non può essere in dissenso, non è il dissenso il problema, il dissenso esiste sempre. Poco fa a tavola parlavamo con Dario del fatto che è difficilissimo anche tra loro regionali coordinarsi, o noi con loro eletti nello stesso territorio, ma che trattiamo argomenti nazionali, cioè è difficilissimo, il dissenso ci sarà sempre. Ma ci sono sempre quelle quattro regole di cui parlavo. Allora, le rispetti o vai al PD? È molto facile. Noi non ti abbiamo ordinato. Noi non abbiamo ordinato a nessuno di candidarsi. A nessuno. E quando ci dicono: ma scusami, quello è un sindaco che sta lavorando bene. Lui sta lavorando bene perché lui è il Movimento 5 Stelle e ha la squadra del Movimento 5 Stelle che lavora con lui. Ma se tu togli quel sindaco e ne metti un altro, ma la squadra rimane quella, sarà un altro ottimo sindaco. E io lo dico anche su di me, io quello che sto cercando di fare, poi non tutti lo sanno, ma tutti noi deputati, anche i consigli regionali, provano a fare una cosa su tutte, non soltanto dire quello che fanno, ma lasciare qualcosa. Io quando ho scritto quella mozione che poi è diventata famosa perché la sala tutti il Movimento 5 Stelle sull'immigrazione, l'ho fatta mica pensando che poi l'avrei letta davanti a Renzi in aula pigliandola a male parole per un'ora di fila, l'ho fatta perché pensavo che un anno di lavoro sul tema immigrazione dovesse essere tradotto in qualcosa che avrei lasciato a chi sarebbe entrato in Parlamento dopo di me, perché chi è all'opposizione in tutti i livelli istituzionali sa che quello che fai con un sistema parlamentare malato per via di un premio di maggioranza incostituzionale, di un Parlamento che non rappresenta il popolo in nessun senso, non avrà mai luce davvero. Avranno luce piccole cose perché fai 3 giorni di accampamento sotto il Mise, ma le grandi cose non te le faranno passare mai. E allora tu le fai perché sai che devi lasciarla a qualcun altro, e noi stiamo lasciando a questo paese una prospettiva. La vera rivoluzione non è far passare l'emendamento che sistema una cosa e basta, è creare una prospettiva e dire agli italiani: c'è una possibilità differente da quello che vi hanno insegnato a vedere nella politica. Noi da opposizione non ci obbligava nessuno a farlo, perché non lo possiamo attuare finché siamo opposizione soltanto. Nell'ultimo anno abbiamo presentato 5 riforme economiche intere: la cittadinanza, la riforma dell'energia in Italia. Cioè, noi siamo un gruppo di opposizione che, senza tutti i grandi esperti di cui gli altri si vantano, ma che poi io sinceramente non vedo, abbiamo fatto un piano energetico fino al 2050, il primo piano energetico presentato in Italia fino al 2050, che prevede la totale uscita dalle fonti fossili per il 2050, con una scala graduale di passaggi che crea posti di lavoro. Perché la bellezza di un gruppo politico che non ha dietro nessuno, e che soprattutto non è cristallizzato su ideologie, ma può studiare e presentare cose nuove, è che puoi affrontare le cose come un bambino che va a scuola. Il bambino che va a scuola si fa delle domande e cerca delle risposte. Noi siamo andati in Parlamento, io sono un ingegnere informatico, però ero appassionato di politica estera. Se andavo in Parlamento iniziavo a farmi delle domande, allora veniva la comunità dal dettaglio e quell'altra pure, mi dicevano: no, ma è così, ma è così, ma è così. Io ascoltavo tutti e mi dicevano: però tu hai parlato anche con gli altri. Sì, ho parlato anche con gli altri, perché non ho un'ideologia, ho bisogno di creare il mio contenuto. E questo stiamo lasciando.
noi stiamo creando una prospettiva che oggi, dopo soli 3 anni, agli occhi di tutti, ed è il motivo per il quale sente nei telegiornali che invitato Luigi Di Maio ad Harvard o a Parigi, chissà che cosa va a dire, va a raccontare il sogno, il progetto del Movimento 5 Stelle, perché all'estero, dove non hanno la campagna elettorale fatta sulla pelle degli italiani, perché se parlano di Italia non ne può fregare di meno, hanno voglia di raccontare che c'è un movimento politico, il primo nella storia, che ha portato, grazie a cose come il Nico Credo, grazie a Rousseau, di cui sono il responsabile nazionale per la parte dell'ex Camera, ha portato i cittadini realmente nelle istituzioni. Meravigliosa, di cui dobbiamo essere semplicemente orgogliosi. Noi settimana scorsa abbiamo presentato una nuova parte di Rousseau che si chiama Lex Iscritti, in cui chiunque di voi abbia voglia, studiando, può presentare la sua proposta di legge. Gli verrà affiancato un tutor inteso come un parlamentare, un consigliere regionale o un eurodeputato che ha seguito quella commissione e quindi sa di come si svolge una legge in quell'ambito, che vi accompagnerà a scrivere una legge che sia credibile, che poi verrà votata sul blog e diventerà, in caso di approvazione, una legge del Movimento 5 Stelle. Là non c'è Mario Di Stefano, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, là c'è il cittadino Paolo, Luigi, Anna, Claudia, che prende la sua idea e la fa diventare una vostra legge. Ditemi voi se esiste nel mondo qualcosa di paragonabile. Allora, questo è qualcosa che noi insieme abbiamo creato, perché io ero, come dicevo prima, lo smeraldo come tanti magari di voi, ho avuto semplicemente la fortuna di essere eletto a differenza di altri e di poter espormi di più, ma tutto quello che faccio lo faccio nell'idea che è il lavoro che tutti noi stiamo portando avanti. Quindi, quando facciamo cose come quelle del microcredito, quando facciamo cose come Rousseau, quando abbiamo un'idea chiara su tante riforme complete che abbiamo presentato, ricordatevi sempre che tutto questo nasce da quelle 4 regole che un pazzo insieme a un altro pazzo hanno messo giù su un foglio un giorno e tanti altri pazzi hanno creduto che si potesse realizzare. Se continuiamo con questa idea, noi, come dico sempre, quando i giornalisti mi chiedono ma a Milano che percentuale avete? Io dico, vabbè, io sono una favola, fantastico, nel 2011 eravamo al 3%, ora c'è al 15%, possiamo andare, vinciamo. È evidente. E questo faremo in tutta Italia, perché loro possono attaccarci, loro hanno la stampa dalla loro parte, loro hanno il sistema dalla loro parte, ma noi siamo il popolo e il popolo quando si incazza vince davvero sempre. Sì, grazie Mario, che ci ha dato una bella panoramica di cos'è il Movimento 5 Stelle, perché nasce il microcredito, perché nasce la volontà dei cittadini di rinunciare ai soldi, la politica deve stare ben distante dai soldi. Io quando sono entrato in Consiglio regionale, siamo entrati 9 in Consiglio regionale, una delle prime leggi che abbiamo discusso è stata quella proprio sugli stipendi e sui contributi che vengono dati ai gruppi dei consiglieri regionali. E sono successe un po' di cose strane, no? Perché queste persone non riescono a staccarsi i soldi, nonostante fosse andata a casa una giunta sugli scandali dei matrimoni pagati con fondi pubblici alla figlia, sulle mutande comprate, sulle crepe con la Nutella pagate con fondi pubblici, questa gente non riusciva a staccare la mano della marmellata, perché non ce la fanno, perché è un'impostazione così, perché tu nel PD entri, cresci, vedi questi che fanno così e quando arrivi tu le hai già le mani sulla marmellata, non fai neanche in tempo a staccarti. E questo è il modo che hanno loro, ma no, ma perché... Poi quando uno non le vive, no? E le sente raccontare, sembrano sempre delle barzellette, strappa la risata. Però è vergognoso che ci siamo seduti in commissione e discutevamo del taglio dello stipendio. Noi abbiamo proposto quello che facciamo noi, 5.000 euro lordi, più rimborsi e via di lista a scontrino, hai speso, sei andato per la regione a fare questa cosa là, con i tuoi chilometri, col tuo pranzo sei pranzato fuori, tutto documentato, il cittadino vede, c'è trasparenza. Se vai fuori dal seminato di bacchetta, perché dove c'è trasparenza anche in grado di dirti attenzione, vorrei che sei andato fuori, e ci sembrava una proposta semplice e sensata. Allora noi, un consigliere regionale prendeva circa 13.000 euro netti al mese, perché la mia prima busta paga di un mese e 20 giorni è stata 16.600 euro. E mia moglie è svenuta con la dottoressa, perché mi ha detto, guarda, ti danno l'anno in anticipo, allora no, mi hanno dato un mese e 10 giorni, perché la realtà poi è questa, no? Parlavamo di questa cosa, abbiamo fatto la nostra proposta, loro non ce l'hanno fatta. Hanno fatto circa 6.300 euro lordi, che sono poi 4.500 euro netti,
più un rimborso spese forfettario, perché vorrei mica dare gli scontrini tutti i mesi, 4.500 euro al mese, che è quello che ti è sufficiente per vivere e per fare la tua campagna elettorale permanente, girare, e questa era la loro idea. Nonostante questo, che era la parte di quel malloppo vero, netto rispetto a prima. Prima però erano avanzati diversi milioni di euro, perché nonostante i matrimoni da figlio non bastavano, avanzavano anche dei soldi. E lì si è giocata la partita, perché noi abbiamo detto, attenzione, questi soldi che servono anche per gli staff e i dipendenti dei gruppi consigliari, abbiamo deciso che bastano 50.000 euro consigliere per pagare i dipendenti, per far funzionare la macchina. Una volta che è stabilito quello, noi stiamo su quello. E su quello siamo arrivati a 53-54.000. In più c'erano 4 milioni di euro che avanzavano dalla precedente legislatura. Abbiamo detto, siete già stati vergognosi su quelli, quelli fanno parte del passato, ridateli alla giunta, dateli nei bandi per le imprese, fatene quello che volete, dateli in servizi cittadini, ma lasciamoli stare. Siamo in commissione a discutere, eravamo io e Stefano Buffagni, arriva il capogruppo dell'allora PDL, mi chiama nella stanzetta dove si fa le trattative a lato, quello del PD chiama Stefano nella stanzetta a lato, e la proposta è stata, ragazzi, non sono per noi, ce n'è per tutti. Anche voi potete assumere questa gente, dopo che era andata a casa sugli scandali per i soldi, non riusciva a togliere le mani marmellate, non riusciva a uscire dalla logica e i soldi. Loro pensavano che entravamo noi, come è entrato l'Italia dei Valori, come sono entrati altri, arrivano, fanno i duri, ci sediamo, cosa vuoi, 1 milione di euro? Come fai a rinunciare a 1 milione di euro? Ci mettiamo qua che non ci sente nessuno, rientri, fai la votazione, non lo sa nessuno, i giornali li gestiamo noi e la partita è andata. E noi lì siamo stati irremovibili, perché noi su queste cose non ci muoviamo. E gli siamo riusciti, come primo risultato, dopo 2 settimane, senza conoscere i meccanismi del Consiglio, senza conoscere i meccanismi delle commissioni, di quei milioni di euro non si toccano, quei milioni di euro sono andati in giunta. Però per far capire che cos'è, cosa sono i soldi pubblici per queste persone. Cioè, piuttosto di capire che hanno sbagliato in passato, che sono stati puniti dalla popolazione, che ha preso un movimento che è nato dal basso, che era dato al 3%, ha preso il 25% ed è il primo movimento politico in Italia, non lo avevano ancora capito perché. Perché quando si parla di soldi non ci capiscono nulla. Impazziscono. Io non ci volevo credere, c'è uno che si siede e mi dice, senti, però non è che ce li dividiamo noi il PD, cioè ci siete anche voi, volete questa percentuale, ce l'è anche per voi, ma come fai a immaginare una cosa del genere? Mentre noi abbiamo scelto un'altra strada. Abbiamo ridato quei soldi e abbiamo ridato parte dei nostri stipendi. Come fanno a Roma, abbiamo ridato, nonostante il taglio, abbiamo ridato comunque una buona parte dei nostri stipendi. Martedì finiremo i bonifici del terzo anno e in meno di 3 anni i 9 consiglieri regionali abbiamo ridato 1.080.000 euro a Regione. Però, come giustamente diceva Maglio, non è una cosa d'applausi questa, nel senso che quando se la politica si presenta e ti dice fai questo, certo che è facile, lui diceva sua mamma, e dice mio papà, no, gli dice è mutuo. Hai ancora 70.000 euro di mutuo in 3 anni, hai ridato 120.000 euro, ti usciva anche un pezzettino di casa al mare, no? Però quando uno si promette, quando uno si vende da cittadino a cittadino e io ti guardo negli occhi e ti dico che per me, io mi propongo e taglio come prima cosa il mio stipendio perché è indecente, io lo devo fare, se no ho perso credibilità, avrò preso mezza casa al mare e domani me ne vado a casa con un calcio in culo e giustamente, perché è una schifezza, quindi... Non c'è bisogno di applausi su questa cosa, ma noi 1.100.000 euro li abbiamo ridati perché era giusto, perché era doveroso e perché avremmo dovuto vergognarsi se non l'avessimo fatto. L'abbiamo detto, l'abbiamo mantenuto e l'abbiamo mantenuto. Questo deve essere il primo principio della politica. Dici, fai, non riesci a realizzare perché sbagli, hai sbagliato i calcoli. Tutti accetteranno la tua buona fede. Ma quando sei in malafede e ti sei venduto come falso negli anni... E hai venduto promesse che non hai mai mantenuto. Le persone non crederanno mai a tua buona fede. Quando io faccio un errore da consigliere regionale e ho dimostrato che quel poco che potevo promettere l'ho mantenuto, le persone sono sempre disposte a dire sì, hai sbagliato, riparti, sei in carreggiata. Quando invece ho raccontato balle su balle che vanno a aumentare balle, i cittadini non sono più disposti a credere. Ed è per questo che siamo così forti, perché finché manteniamo la barra dritta, finché manteniamo quelle poche promesse, rispettiamo quelle poche regole che abbiamo, i cittadini continueranno a crescere, il consenso continuerà a crescere, le persone si avvicineranno sempre di più al nostro modello di società, al nostro modello di Italia del futuro. Noi con 1.100.000 euro, settimana prossima, abbiamo fatto un incontro ieri con Finlombarda, che è la finanziaria della regione, finanzieremo in Regione Lombardia una sorta di microcredito che è molto simile a quello che viene erogato da Roma. Ovvero,
verrà erogato un finanziamento per le nuove attività imprenditoriali fino a 65.000 euro a tasso zero, con un 10% di fondo perduto per le spese in attività, che è un buon incentivo. Abbiamo trovato un accordo con la giunta dove 1 milione lo mettiamo noi e loro raddoppiano e ne mettono 2, quindi ci saranno 3 milioni di euro, che sono pochi, ma sono un inizio a disposizione delle imprese lombarde che vogliono mettersi in gioco, degli imprenditori lombardi che riceveranno, saltando e bypassando, Alessandro si dispiacerà, ma è così, bypassando il sistema bancario, sarà direttamente la finanziaria della regione che erogherà un finanziamento a tasso zero e aiuterà le imprese a creare posti di lavoro e a creare uno sviluppo economico in un tessuto economico che è fatto di capacità imprenditoriale, di professionalità e di conoscenza del territorio. E per noi questo è fondamentale. Io so che Fabio, che è qua tra noi, ieri sera è stato un incontro dove c'era Gori a Bergamo, che spiegava che adesso allargano le metrature nel centro di Bergamo per attirare anche i grandi marchi. No? Noi che siamo stati una terra di capacità commerciale, di capacità imprenditoriale, di persone che sono capaci di vendere, adesso per fare il favore a qualche percassi di turno o a qualche grosso imprenditore di turno, allarghiamo la possibilità di fare negozi in centro, così avremo, come qualsiasi altra città d'Italia o come succede in alcune città d'Europa, tutti gli stessi marchi e non saremo mai capaci di rinnovare quello che è la nostra capacità economica. Cioè potremo fare l'imprenditore, quello che ha da soldi si comprerà il marchio di Tank e aprirà il negozio di Tank. Noi invece abbiamo degli esercizi commerciali, il piccolo commercio, una rete di piccola imprenditoria che è sempre stata in grado di fare filiera, di cercare di andare d'accordo. Poi gli imprenditori bergamaschi dicono sempre che le società si fanno il numero dispari inferiore a 3, quindi questo è un po' difficoltoso, però abbiamo sempre avuto, a parte questa divagazione, abbiamo sempre avuto questa capacità imprenditoriale di realizzare commercio, di realizzare sicurezza e sicurezza sociale all'interno delle città. Perché è inutile che sbandieriamo la sicurezza e militare in città e abbiamo tutte le vetrine spente. Perché la prima sicurezza la facciamo con i commercianti che accolgono i ragazzi o le persone che sono in difficoltà, con le luci accese che danno maggiore sicurezza e garanzia al cittadino la sera, e con questo dobbiamo fare. Loro vanno per i grandi marchi perché non contenti dei grandi centri commerciali, li vogliono realizzare anche all'interno delle grandi città. Noi invece vediamo in modo diverso, noi finanziamo fino a 35.000 euro, finanziamo fino a 65.000 euro, perché crediamo che se il taglio dell'impresa italiana, di buona parte dell'impresa italiana, è micro, piccola o al massimo media, è perché l'italiano è capace di fare impresa su quella situazione. Bisogna aiutarlo a fare aggregazione, ma non bisogna spalancare le porte alle grandi multinazionali che rovinano il mercato, che schiavizzano i lavoratori, li precarizzano e fanno perdere quella capacità di sviluppo economico che è il nostro territorio. Perché poi ci sono le parti davvero che ha fatto lo sviluppo economico, però per me è fondamentale questo aspetto, perché la piccola impresa è davvero il centro del nostro tessuto economico e se noi lo perdiamo non torneremo mai più indietro, finiremo come in Inghilterra, dove io ci ho vissuto un anno e mezzo, passavi di città in città e ci sono tutte le vie uguali con gli stessi marchi, non c'è più un imprenditore, ci sono grandi multinazionali che portano lì i marchi e ci sono una marea di addetti sottopagati che lavorano ore e ore di straordinario. Questo modello qui il Movimento 5 Stelle in Italia non può accettare, lo lasciamo a Gori, lo lasciamo a Renzi, lo lasciamo a altra gente che poi con le multinazionali ci fa affari e quando magari esce la politica va a fare l'amministratore super pagato da queste multinazionali. Noi crediamo un'Italia diversa, ma quella fatta da piccole, medie e micro imprese, ed è per questo che tagliandoci gli stipendi noi vogliamo finanziare quel mondo e sviluppare un sistema economico che sia quello sulla base, sulle capacità dell'imprenditoria italiana e non sulle multinazionali americane o straniere. Io vi ringrazio e lascio la parola a Alessandro. Allora, io non so voi, ma sento già l'odore e il sapore della spaghettata, quindi vi tengo pochissimo e vi do un breve scursus di quello che è successo in questi 2 mesi in cui qua a Bergamo, giustamente Emanuele ha detto che Treviglio è già stato fatto un'operazione di questo genere, siamo riusciti a portare avanti la prima operazione di microcredito.